soddisfazione viene da dentro a chi la fa, è una missione, perché ti deve piacere, cioè tu devi trarre piacere di vedere la gente sorridere. Era una grandissima voglia di far tornare le persone a casa felici. Se tu volessi far capire veramente quello che abbiamo vissuto, che abbiamo fatto, è difficile. Noi eravamo portatori sani di felicità. Portatori sani di felicità, ecco la grande missione, Valtour, l'avete visto nel trailer di un film che è dedicato a questo grande brand, un grande marchio del modo italiano di... Beh, non soltanto di fare vacanza, anche di vivere, no? Una filosofia che si accompagna sempre alla gioia, all'allegria, alla felicità dello stare insieme. Ne parliamo con Gaetano Stea, che è direttore prodotto di Valtour, e Sara Prontera, che è invece la marketing manager. Due, li vedete già dal volto, allegri, che incarnano la filosofia Valtour. Com'è sta filosofia Valtour? Sara? Beh, è una filosofia che... mette al centro l'ospite, questo senza dubbio. Il sorriso deriva un po' da questo. L'obiettivo di una vacanza in Valtour è quella di mettere al centro l'ospite con tutte le sue esigenze. E sempre di più, con il passare del tempo e anche con il dover sempre guardare, all'aggiornare continuamente il modo in cui questa filosofia si manifesta, mettere al centro l'ospite significa dargli la libertà di scegliere, non solo cosa fare o come vivere la propria vacanza, ma ormai anche chi voler essere durante la propria vacanza. E allora, se un giorno in vacanza io voglio essere l'anima della festa, posso esserlo, il giorno dopo voglio essere invece un solitario, tenebroso, che legge in disparte, posso farlo. Se un giorno voglio divertirmi col gioco aperitivo, ho la possibilità di farlo, e il giorno dopo voglio dedicarmi a un white party molto 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 glamour, posso fare anche questo. Ecco, io posso scegliere chi essere ed essere una persona diversa anche ogni giorno. Gaetano, l'abbiamo visto nel trailer del film, ora questa idea è eccezionale secondo me, di dedicare un film alla Valtour e ai suoi protagonisti, a chi ha incarnato questo spirito di cui stiamo parlando. Diciamo, Gaetano, lasciamelo dire, ci sono stati momenti straordinari, momenti anche un po' di grigiore, la Valtour ha passato un sacco di cambiamenti, di proprietà. Ora, voi anche con questo film mi sembra che prendiate in mano proprio l'impegno di riportare la Valtour ai fasti di un tempo. Sì, noi abbiamo l'impegno, abbiamo l'onere, ma abbiamo anche la passione di portare avanti questo marchio glorioso del mercato turistico italiano, ma dico anche internazionale, perché Valtour è davvero un marchio riconosciuto all'estero. In maniera molto molto importante, e devo dire ce ne siamo resi conto man mano girando un po' le fiere internazionali e contattando i nostri partner esteri. C'è una voglia di ritorno del brand Valtour su tutti i mercati. Ricordiamo che la Valtour per noi è sinonimo di italianità in contesti internazionali, nel senso, non è, e questa è probabilmente una novità anche rispetto al passato, anche se ci sono state esperienze di una Valtour più internazionale anche anni addietro, quello che noi stiamo portando avanti è un discorso di Italian style in strutture, ovviamente sia in Italia che all'estero. Ecco, ti fermo perché voglio proprio segnalare questo, che è molto molto bello, cioè portare in giro per il mondo un marchio italiano e un modo italiano di concepire la vita e la vacanza, e portarlo in posti vari. Ecco, io so ad esempio che in Agerba, in Tunisia, tornerete, è una struttura che io conosco, molto bella, uno dei mari più belli di tutta la Tunisia, sicuramente il mare più bello di Gerba. Ecco, questo dà una caratterizzazione assolutamente internazionale ed è importantissimo anche per l'industria turistica italiana. Sì, ci sono anche alcune combinazioni necessarie, devo dire. Hai detto bene, l'italianità, lo stile italiano, la cucina italiana, il modo di comportarsi italiano. E io questo lo trovo, lo riscontro ogni volta che mi muovo all'estero nella mia attività di scouting di prodotto. Ci viene riconosciuto continuamente. I partner esterci, gli albergatori, le catene alberghiere,
desiderano, vogliono l'italianità nel villaggio, perché l'italiano, con il suo modo di agire, con la sua empatia, anche col suo stile, col suo modo di vivere l'alimentazione, di vivere il mare, dà una connotazione di prestigio alle strutture, e questo ci viene riconosciuto, tanto che non facciamo assolutamente fatica a descrivere che cosa è Valtour, chi è Valtour e qual è il nostro progetto, perché ci sono grandi reminiscenze del passato che hanno fatto grande questo brand, e lo vediamo, l'abbiamo visto anche nel film. E devo dire anche che noi stiamo cercando di apportare come gruppo Nikolaus una sorta di versione moderna di questo brand, di questo format di villaggio turistico, nella modernità, no? Nell'attualità, perché ovviamente il turismo si evolve, la vacanza si evolve, ma i clienti si evolvono. Però una cosa che resta, Sara, io sono testimone, confesso che ho visto, e l'ho visto soltanto per gli ospiti Valtour, pianti disperati al ritorno dalle vacanze. Perché venivano da noi? Perché quando partivano piangevano? Sara, il segreto vero di chi poi gestisce il marketing qual è? Guarda, il segreto lo andrei a sintetizzare in una frase, che è un po' la nostra filosofia di gruppo. Noi non siamo perfetti, ma siamo perfezionisti. E in questo si sintetizza un po' tutto quello che raccontava anche prima Gaetano, del voler portare uno stile italiano, un modo italiano di intendere la vacanza, di nuovo in auge, e non solo in Italia, ma anche in altre destinazioni. Allora, parliamo un po' di destinazioni. Quali saranno le grandi scommesse della prossima stagione? Abbiamo parlato di Gerba, che apre ad aprile, quindi non dico che ci siamo, però insomma si può andare a fare mare ad aprile. Le altre? Allora, noi abbiamo ovviamente un connubio di destinazioni domestiche in Italia e espansione internazionale. Partiamo dall'Italia, dove siamo già presenti ormai da due stagioni, quindi affronteremo già la terza stagione con prodotti in Sardegna, con due villaggi turistici importanti in Sardegna, grazie anche alla sinergia col gruppo alberghiero italiano IT Marina Hotels. Abbiamo due strutture importanti, grandi, dove riscontriamo un successo veramente importante da parte della clientela. Quindi Sardegna come prima destinazione Italia, con due villaggi, Calabria in questo momento con un villaggio molto grande di 360 camere, completamente management Valtour, anche lì connubio fantastico con la proprietà alberghiera che ha sposato appieno i principi del format Valtour, quindi stiamo parlando di un altro successo che ormai ci portiamo dietro da due anni. Hai detto bene, poi mio errore, la Sicilia. Quindi in Sicilia l'anno scorso abbiamo riaperto il Valtour Brucoli, struttura storica nel paniere di prodotto Valtour, era già stato un Valtour per diverso tempo, l'abbiamo riportato sotto questo brand, immediato successo per questo villaggio, che anche a livello logistico si presenta in un'area meravigliosa, ai piedi dell'Etna, sotto Catania, vicino a tutti i patrimoni dell'UNESCO della parte orientale della Sicilia. E permettimi di aggiungere, Gaetano, che non possiamo dimenticarlo, perché abbiamo riportato all'interno del portafoglio Valtour il villaggio in cui Fiorello ha iniziato la propria carriera, prima di animatore, anzi prima di barman, permettetemi di dire, poi di animatore per indubbi meriti e indubbio talento, e poi insomma il resto è storia conosciuta. E poi ci spostiamo un po' più giù, facciamo idealmente un salto nel mare, ci ritroviamo, come hai accennato tu, nella meraviglia tropicale del Mediterraneo, che è l'isola di Gerba, no? Territorio di Tunisia, ma per me è una destinazione nella destinazione. Gerba è una meraviglia assoluta, sulle dune di sabbia, adagiato sulle dune, vi è il Valtour Gerba Golf and Spa, che è una struttura che ha un connubio meraviglioso di natura, quindi esotismo pazzesco, ripeto, dune di sabbia, un mare meraviglioso come hai ricordato te prima, di fronte ai campi da golf, quindi anche un'esperienza a livello sportivo per uno sport un po' d'élite, ma tanto richiesto a livello europeo e internazionale, e poi la meraviglia di Tunisia,
che questo territorio tutto da esplorare ha solamente un'ora e mezzo di volo dai principali aeroporti italiani. È una struttura tutta Valtour, oltre 250 camere. Devo dire che è un prodotto che io amo particolarmente perché rappresenta davvero la filosofia Valtour del gruppo Nicolaus. Facciamo un altro salto ideale da una destinazione all'altra e andiamo a sfociare nel Mar Rosso, già attualmente aperto grazie, proprio qui siamo di attualità del momento, quindi grazie ai corridoi Covid stabiliti dal Ministero della Sanità abbiamo potuto riaprire già siamo in riapertura il 28 di novembre, Valtour di Sharm el Sheikh, il Reef Oasis, struttura meravigliosa che ha avuto già un grande successo nei passati due anni, struttura internazionale ma con un vero animo Valtour italiano, grande successo sul mercato. Riapriremo con l'anno 2022 anche l'altra destinazione Mar Rosso che è Marsalam con il Valtour appunto Marsa, e poi idealmente ci sposteremo nei mari un po' più lontani, quindi Oceano Indiano con Zanzibar, con le Maldive, che sono due prodotti con la connotazione Escape, e Sara spiegherà bene adesso cosa è un Valtour Escape. E devo dire che non ci fermiamo qui perché riapre, torniamo un po' indietro, andiamo in una zona che tanto ci piace, che è la Grecia, e nella Grecia l'isola più bella, che è Creta, l'isola più grande ma anche la più bella, dove sicuramente nell'estate 2022 ripresenteremo sul mercato il villaggio Valtour in località Refimnon, quindi nella parte veneziana di quest'isola, un altro prodotto di profilo molto alto. Sara, spiegaci bene cos'è Escape, velocemente però perché il tempo ci costringe, però siamo pronti all'Escape. Siamo assolutamente pronti all'Escape, credo che il periodo che abbiamo appena trascorso ci abbia preparato a questa linea di prodotto. Il Valtour Escape è appunto una linea di prodotto sempre del nostro marchio, che però si posiziona in una maniera leggermente differente. Pensata per chi in una vacanza cerca appunto una via di fuga, cerca la riservatezza, cerca anche il raccoglimento in qualche modo della vacanza. E quindi una vacanza più raccolta, sicuramente insomma più contenuta negli spazi, ma pensata per un target di vacanza con grandi esigenze di cura del dettaglio e di cura del servizio. In questo caso si tratta di un tipo di vacanza che propone un intrattenimento soft e di qualità, quindi un intrattenimento non troppo invadente, proprio per mantenere le caratteristiche di riservatezza e di relax tipiche di questo tipo di vacanza, in destinazioni iconiche e da sogno. Questo è un punto in comune di tutta la proposta Valtour Escape, e soprattutto con una grandissima attenzione al tema della sostenibilità, che è un po' un fil rouge della nostra Valtour, della nuova concezione del marchio Valtour, veramente un tema di cui non si può fare a meno di parlare, che non si può fare a meno di considerare nel business oggi. Nel caso del Valtour Escape, addirittura la struttura deve declinare un proprio progetto di ecosostenibilità nell'ecosistema all'interno del quale si va a inserire la struttura. Questo molto bene la faccia, il volto sano del turismo che non rovina l'ambiente ma che anzi lo aiuta. Allora ringraziamo i volti Valtour, grazie a Gaetano e grazie a Sara. Grazie di essere stati con noi e appuntamento alle prossime puntate di Benvenuti a Bordo.